30 anni per la sezione di Soverato Aia, ovviamente la presenza del presidente nazionale Marcello Nicchi. Buonasera presidente, benvenuto a Soverato. Troverà una sezione abbastanza avanti con gli anni, perché 30 anni sono importanti, però sempre attiva. Sì, una sezione importante, una sezione alla quale teniamo molto. Noi abbiamo grandi sezioni, piccole sezioni, vecchie di data sezione, nuove sezioni. Diciamo che 30 anni è già un buon periodo nel quale sicuramente sono state scritte anche qui a Soverato pagine importanti della storia del calcio e della storia degli arbitri di questa cittadina. L'associazione ha 110 anni più o meno, che credo che 30 anni è una buona fetta, diciamo così, di adesione al nostro progetto. Ecco, siamo alla fine della stagione, credo senza entrare nello specifico, è soddisfatto di questa stagione degli arbitri? Ma diciamo ci avviamo alla fine della stagione. Io sono molto soddisfatto perché i ragazzi sono stati ancora una volta veramente bravi, i ragazzi del mondo dilettantistico, quelli che arbitrano 11.000 partite ogni settimana, veramente sono encomiabili per passione, per dedizione e anche per capacità. Poi c'è il mondo professionistico, quello è un altro mondo, detto così, e lì non lo scopriamo noi, gli arbitri italiani sono sempre desiderati in tutto il mondo per arbitrare perché da sempre hanno una storia incredibile e anche quest'anno stanno facendo molto bene. C'è il finale di campionato che ci aspetta, ci sono rimaste poche partite, sicuramente sono tutti pronti, siamo tutti pronti per farle bene e poi ci sarà una piccola coda di playoff e playout per quanto riguarda la Serie B, la Lega Pro e anche le partite del mondo dilettantistico, ma noi siamo già come associazione proiettati alla prossima stagione, stiamo già organizzando i raduni per la prossima stagione. Ecco, si sono fatti parecchi passi importanti verso l'eventuale, diciamo, tra molte virgolette, errore arbitrale. Siete stati aiutati anche dalla tecnologia quest'anno, però ci sono alcuni aspetti che purtroppo non possono essere curati dalla tecnologia, specialmente nei settori minori, nelle squadre, nei campionati minori. Il fuorigioco, il fallo di mano, si dice tante volte che la gente vorrebbe che ci fosse un'uniformità di giudizio da parte di tutti i direttori di gara. È possibile chiedere alle istituzioni che poi lo fanno di dare delle uniformità, appunto. Noi lavoriamo tutti i giorni per l'uniformità, nel senso che il regolamento è lo stesso ed è uguale per la Serie A e per la terza categoria. Ovviamente quando parliamo di mondo dilettantistico diamoci tutti una calmata e una regolata, perché nel mondo dilettantistico gli arbitri sono lì per imparare, i calciatori sono lì per imparare, i dirigenti sono lì per imparare e gli allenatori lo stesso. Sì che non possiamo ovviamente pretendere che un calciatore che gioca nelle serie minori o un arbitro che inizia la sua attività ovviamente nelle serie minori nasca fenomeno. Però il progresso ci porta a vedere che c'è una crescita, diciamo, non solo esponenziale, ma rapida di tutto il movimento. Oggi i nostri giovani sono veramente all'altezza del ruolo, sono capaci, sono appassionati e ci stanno dando grandi soddisfazioni. Dopodiché non prendiamoci a volte troppo sul serio perché un fuorigioco o un fallo laterale sbagliato in una partita di seconda categoria no, o di ragazzi o di allievi non significa niente, serve solo per imparare a essere educati, conoscere il regolamento e crescere nella vita. Questo è quello che noi facciamo ed è il nostro motto. Allora, dicendo una cosa che è sensata, noi diciamo prima vogliamo crescere l'uomo e la donna, perché abbiamo anche 1.600 donne nel mondo arbitrale. Dopodiché, se ci riesce, vogliamo fare anche degli arbitri bravi. Io sono molto emozionato perché devo ricordare purtroppo gli amici che non ci sono, con i quali abbiamo condiviso veramente delle giornate bellissime. Mi riferisco ad Ercole Baldari e a Ragioniere Cilento, che assieme a me e altri amici come Fausta Picella, Arena, tanti altri Bevivino, tanti altri ragazzi che all'epoca erano molto più giovani, assieme a noi abbiamo iniziato questo percorso e di questo veramente ne sono soddisfatto, perché la nostra è stata più che una sezione, una famiglia, dove noi abbiamo condiviso gioie e dolori. La cosa bella era che quando un ragazzo dei nostri debuttava nelle categorie superiori noi eravamo tutti contenti. Nello stesso modo, quando qualcuno purtroppo ci ha lasciato perché non ha voluto più arbitrare oppure per motivi O disciplinari di dovuto studio andare, anche, o di parecchi. studio, soprattutto di studio, parecchi sono andati in Sì. altre sezioni, Bologna, Milano, e lì si sono fatti valere veramente anche questi ragazzi. E a questi io devo ringraziare tutti quanti i ragazzi che hanno assieme a noi
iniziato questo percorso. Stasera parecchi di quelli che hanno iniziato il percorso assieme a me e agli amici che ho ricordato sono qui presenti in sala. Certamente in 30 anni, Presidente, ci sono stati alti e bassi, ci sono stati momenti di entusiasmo, qualche momento in cui probabilmente la sessione un pochettino è andata scivolando. Adesso pare che sia ripresa bene e qualcuno stasera ventilava che ci potrebbe essere una buona, bella sorpresa per Soverato e la sezione di Soverato. Ma noi le sorprese le abbiamo avute sempre, sì. Abbiamo avuto per esempio Michele Calabretta, sì, che è stato uno dei nostri arbitri di punta, altri arbitri pure che si sono distinti. Speriamo di avere questa sorpresa nel breve tempo. Noi ce lo auguriamo tanto per i ragazzi soprattutto e che siano di esempio agli altri giovani che abbiamo da poco iniziato con il corso arbitro.